Allora, siamo in compagnia con Miriam Calatenuti, del portiere sala cinesca del Serre, che anche oggi ha mostrato con due interventi miracolosi di essere uno insieme all'altro portiere del Varatto, diciamo Lamberti, uno dei più bravi della categoria. Allora, come quest'anno come si trova a Serre? Avete costruito una squadra, comunque visto già con la Real Nocera qua, una buona squadra, un buon organico. Sì, i programmi della società sono quelli là di vincere il campionato. E, ecco, noi, il nostro obiettivo è quello, è inutile nasconderci anche con gli ultimi acquisti fatti dal nostro presidente. Non ci nascondiamo, sappiamo che il campionato è durissimo, è lunghissimo, e ci sono squadre attrezzate come noi che punteranno al salto di categoria. Certo, domenica il derby, super derby con il Campagna, quindi una partita da prendere dopo la vittoria netta sull'Ippogrifo di domenica, bisogna continuare anche ai risultati. Io parto dal presupposto che i campionati non si vincono con le squadre grandi o con quelle là, diciamo, che alla pari tua lottano per il successo finale, ma contro le cosiddette piccole, che nascondono sicuramente più problemi, nascondono più difficoltà, come quello di domenica, perché domenica per noi è un derby e come tale dobbiamo affrontarlo con massimo rispetto e massima concentrazione. Certo, l'ultimissima domanda, caro William, la mia domanda personale: cosa ci fa Calatenuto in eccellenza? Cosa ci fa? Ma l'hanno detto anche gli altri, diciamo, nella partita di oggi ho fatto degli interventi prodigiosi. No, beh, io cerco sempre di impegnarmi giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento, e ringrazio il mister che mi dà l'opportunità comunque di dare una mano alla squadra. A questa città la domenica, spero di restare più a lungo possibile con Serie A Alburni, magari l'anno prossimo in Serie B. Va bene, ti ringrazio tantissimo, Luca. Grazie e bocca al lupo per il campionato. Crepi. Ciao caro. Ciao.